Siamo in via Rigopiano a Pescara con Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale nonché esponente del Movimento 5 Stelle. Sappiamo che Pettinari si batte e si sta battendo da tempo per le zone periferiche della città di Pescara. In questo caso siamo in questa area, rifiuti dai balconi, allaccio abusivo alle utenze. Il quartiere fatica a uscire dal degrado, dicono i residenti, e c'è proprio il suo appello al sindaco Masci e al presidente della regione Marsilio. Sì, la situazione qui è veramente tragica. Voi immaginate che qui dai piani alti ci sono alcuni delinquenti che gettano costantemente rifiuti sui balconi dei piani inferiori, anche mettendo a rischio le persone. Addirittura urinano, cioè dai piani alti, balconi ai piani alti, sotto ai piani bassi. Potete immaginare, escrementi sui balconi. A ciò si aggiungono alcune ancora occupazioni abusive, persone che non hanno titolo e non hanno diritto di stare nelle case popolari. Qui ci sono 20 appartamenti vuoti, murati, non assegnati, allacci abusivi, quindi furti di corrente elettrica, acqua, bombole del gas lasciate al sole che possono anche scoppiare, incendiarsi. E tutto ciò si aggiunge un'altra cosa importantissima: ci sono soggetti pericolosi che più volte, pochi mesi fa, ma non solo, alcune settimane fa, hanno anche aggredito queste persone che stanno qui dietro di me, aggredito con coltelli, ci sono stati coltelli puntati alla gola di queste persone. Quindi potete immaginare il dramma che si vive in questo posto. Qualcosa è stato fatto grazie alle tante battaglie che ho fatto, ma si rischia di ripiombare tutto nel caos e nell'emergenza. Quindi un appello forte al presidente di regione, perché sono case della regione queste, e al sindaco di Pescara, di verificare subito i requisiti, cacciare immediatamente gli ultimi abusivi rimasti, ripristinare legalità e vivibilità, e soprattutto venire a pulire, perché qui non si può, ci sono situazioni veramente assurde, e andare a verificare tutti gli allacci abusivi. Tra l'altro, nelle case popolari non possono starci persone ricche con i soldi, perché ci sono ancora persone che sfoggiano macchinoni da 50-60 mila euro e poi hanno una casa popolare che magari occupano abusivamente e quando va bene pagano 10 euro. Questo è impossibile, non deve più succedere. Io voglio che si ripristini legalità.